questa puntata, commissione d'inchiesta sulle alluvioni, audizione di Giani e Monni. Sanità, rivedere i criteri del nuovo nomenclatore tariffario per il fisioterapista. Corecom, presentati i bandi, Toscana in spot e la Toscana che fa bene. Presentato il premio giornalistico Città Foiano della Chiana. Commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali del 29 e 30 ottobre e del 2 e 4 novembre in Toscana, presieduta da Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia, ha sentito in audizione il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l'assessore regionale all'ambiente, Monia Monni. Sicuramente siamo all'inizio di un percorso che sarà estremamente interessante. C'è stata la massima disponibilità, devo dire, da parte del Presidente della Regione. Stamattina ci siamo focalizzati molto su quella che è stata la situazione inerente agli investimenti, quindi dalle somme urgenze alla prospettiva e la necessità di dover, diciamo, avere un focus quanto più preciso possibile sulle opere di mitigazione del rischio idrogeologico che sono state programmate in Regione, che sono in corso di realizzazione. Questo perché in questo modo potremo riuscire anche ad avere un quadro preciso rispetto alle risorse. Sicuramente lo abbiamo visto, questo è un tema importante, un tema che richiederà il massimo impegno da parte di questa commissione. Stamattina sicuramente c'è stato un approccio, come ho detto, estremamente collaborativo. I fatti anche delle ultime ore purtroppo vedono ancora la Toscana in una situazione di estrema difficoltà. Io credo davvero che più noi riusciremo a capire, a comprendere quelle che sono dei meccanismi, delle dinamiche che dovranno diventare virtuose nel tempo, anche per far fronte a cambiamenti climatici che comunque vediamo sotto gli occhi, ma che non esonerano di certo e non ci impediranno di comprendere davvero il perché molte volte anche su situazioni sulle quali si era intervenuti in passato oggi ci ritroviamo di nuovo ad intervenire. Segno che la programmazione fatta in modo serio è ormai indispensabile in questa regione. Ma innanzitutto un clima di grandissima disponibilità e collaborazione, questo credo che sia un elemento molto importante anche per il proseguo dei lavori di una commissione nella quale noi crediamo molto, perché la riteniamo lo strumento sia per analizzare quello che è accaduto, ma soprattutto sulla scorta anche delle esperienze fatte negli anni passati con altre commissioni d'inchiesta, anche per lanciare dei messaggi chiari. È sicuramente quello che dal mio punto di vista dovrà essere fatto con grande determinazione, è individuare tra le questioni assolutamente prioritarie un impegno del governo a mantenere gli impegni assunti, perché c'è davvero bisogno di mettere mano a una serie di interventi che aiutino davvero a risolvere tante questioni che sono ben presenti e che probabilmente anche nel corso del tempo emergeranno con ancora maggiore chiarezza. Temiamo che questa commissione in realtà più che fare luce possa diventare un oggetto di scontro politico tra il Partito Democratico e le destre, e non è questo l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Per noi sarà importante seguire e seguiremo questa commissione innanzitutto per cercare di capire quali sono le ragioni che hanno scatenato questo evento, anche se in gran parte le conosciamo e sono legate alla mancanza di prevenzione e all'eccessivo consumo del suolo che è stato fatto anche in queste aree, ma soprattutto per cercare di capire anche come evitare altri fenomeni come questo. Ciò che è accaduto in questi ultimi giorni di nuovo in Toscana ci fa capire che il nostro territorio è fragile, estremamente fragile. E queste commissioni, gli esperti che vi parleranno al suo interno, possono aiutarci a capire quali sono le precauzioni e le misure da prendere come amministrazione per cercare di fare in modo che si possa perlomeno mitigare quei danni che probabilmente, visto il cambiamento climatico in corso, saranno inevitabili ancora per molto tempo. È necessario un intervento attento, Agenda 2030 che è dell'Unione Europea, ma soprattutto che il Movimento 5 Stelle ha già anticipato nel 2009 quando è nato, è l'unico strumento che ci può permettere di fronteggiare questa che potrebbe essere una delle grandi, più grandi crisi climatiche che ha conosciuto il genere umano da quando è sulla Terra. Beh, la commissione è iniziata in modo positivo, ben organizzata dalla Presidente Tozzi, e sono soddisfatto da un certo punto di vista perché il Presidente Giani ha ricordato nel corso della sua audizione l'importanza del lavoro svolto anche da parte nostra, in particolar modo
da parte della Lega per quanto riguarda l'attivazione dell'attenzione sulla costa e chiaramente anche per gli eventi che colpirono il nostro territorio prima del 2 di novembre. Noi abbiamo fortemente insistito perché fosse presa in considerazione uno spazio temporale più ampio per ricomprendere gli eventi che accaddero a Viareggio, a Torre del Lago e anche sulla costa nella zona pisana e nella zona massese. Però al contempo ho ricordato al presidente Gianni che il suo ruolo di commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico che lui ha in virtù di una precisa legge voluta nel 2014 dall'allora governo Renzi, in qualche modo, come dire, gli consegna una responsabilità sugli eventi, una responsabilità di ordine politico sugli eventi accaduti, anche perché dal governo, sin dal 2010, la Regione Toscana ha ricevuto ingenti risorse per intervenire sui territori più fragili, per prevenire ovviamente situazioni come quelle che invece sono occorse. E quindi ho chiesto che si smettesse questo rimpallo di responsabilità verso il governo, che noi non crediamo assolutamente vi sia, mentre invece, anche alla luce di quello che è successo proprio in questi giorni, evidentemente la Regione Toscana è ancora indietro e credo che il Presidente Gianni debba più riflettere su quelli che sono i suoi ruoli e su quelli che sono i compiti in virtù di questo ruolo aggiuntivo che ha, più che guardare alle questioni del governo. Guardate, su questi temi non ci si può dividere, ci sono le vite delle persone, le vite perse purtroppo da tante persone, famiglie che ancora piangono i loro morti e noi abbiamo la necessità di capire cos'è successo anche, per questo è il motivo di quella commissione, ma non basta solo capire, bisogna conoscere, capire, apprendere per poi mettere in campo azioni, perché questo è il compito della politica, per fare in modo che non accada più. La dicitura di refertazione del nuovo nomenclatore tariffario nazionale, con particolare riferimento alla figura del fisioterapista, è al centro della proposta di risoluzione elaborata dalla Commissione Sanità, su cui il Consiglio regionale ha espresso voto favorevole all'unanimità. Ma noi abbiamo fatto come commissione un'audizione dell'Ordine dei Fisioterapisti Toscani e in quella sede, tra le varie questioni affrontate, è emersa una preoccupazione specifica rispetto al nuovo nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale lo scorso anno e che entrerà in vigore il 1 gennaio 2025. Con la modifica del nomenclatore tariffario c'è una formulazione per la quale si richiederebbe sempre, se passa a questa maniera e se non viene modificato, una visita fisiatrica. Quindi ogni cittadino non potrebbe più accedere direttamente alla prestazione di fisioterapia, ma prima dovrebbe avere una prescrizione per una visita fisiatrica, dopo il fisiatra prescrive la singola prestazione di fisioterapia che viene passata al fisioterapista. Quindi da una parte c'è una mortificazione di una professione che è quella dei fisioterapisti, dall'altra per i cittadini ci sarebbe una grande complicazione rispetto a un percorso che ormai è conosciuto e funziona da 20 anni, è agevole e funziona davvero. Quindi noi speriamo e chiediamo all'assessore in conferenza Stato-Regioni di fare pressione perché questo non venga modificato, via, perché il decreto già c'è, venga modificato e non si arrivi a questa situazione. Ma un atto di buon senso che dà una risposta iniziale a quello che i fisioterapisti chiedono, la loro professionalità, la loro capacità di distinguere, anche la capacità di intervento a seguito di una prescrizione medica è ormai un dato riconosciuto, cioè un livello di professionalità, di conoscenza delle proprie attività che va valorizzata. Quindi è evidente che chiediamo anche rispetto alle nuove attività di nomenclatura avvenuta a livello nazionale di rivedere il tutto, di non essere subalterni esclusivamente a delle prescrizioni, ma di lasciare dei campi di autonomia rispetto al livello di anche gravità, per capirsi, rispetto agli interventi che vengono fatti. Una professione sanitaria che è cresciuta, che ha una propria organizzazione, che è radicata, che ha sviluppato competenze e soprattutto grandi professionalità, quindi era opportuno e doveroso far vedere che il Consiglio regionale era al fianco della professione. Allora, innanzitutto evitare dei doppioni burocratici che
creano ulteriori orpelli a una sanità già in crisi e conseguentemente determinerebbe un doppio percorso per poter fare delle terapie. Poi, sentiti in commissione gli specialisti del settore, è ovvio che proprio perché la sanità in qualche modo è deficitaria di operatori del settore, è bene che chi ha delle valenze in determinati settori possa esplicitarne le proprie competenze. Voglio dire, io sono un medico, io sarei abilitato a operare a cuore aperto, ma non mi ci metto nemmeno, no? Ovviamente. Per questo il medico deve poter demandare a specialisti di settore, quindi di nicchia, quelle competenze che invece potrebbero essere arrogate a lui, ma che non è giusto che sia così. Presentati i bandi del Corecom Toscane Spot 2024, non abbocchiamo e la Toscana che fa bene. Mancano ancora 20 giorni per partecipare a questi due bandi, a cui teniamo molto, a cui tiene molto anche la Regione Toscana e vari organismi che partecipano. Uno appunto è la Toscana eSpot, che è quella legata a fare dei video di massimo 60 secondi rivolti ai residenti in Toscana, a partire dai giovani della Toscana, e quest'anno il tema è quello delle truffe telefoniche, delle truffe telematiche, e il titolo è appunto Non abbocchiamo, per cui noi chiediamo che ci vengano così inviati questi video, che poi verranno premiati, avranno anche dei riconoscimenti economici con un totale di 10.000 euro, premio da 5.000, 3.000 e 2.000 euro. E questo chiaramente è un tema molto sentito, molto d'attualità, e servirà per sensibilizzare la popolazione, a partire dalla popolazione più fragile e vulnerabile. L'altro bando importante che facciamo in collaborazione col CESVOT e con la Regione Toscana invece è quella La Toscana che fa bene, e si rivolge a tutto quello straordinario patrimonio di mondo che è il volontariato, l'associazionismo, il no profit e non solo, e si rivolge a premiare le migliori campagne di valore sociale, di interesse pubblico, per cui è in qualche modo un riconoscimento e una valorizzazione di tutto quel lavoro importante che viene fatto, e qui possono partecipare sia gli enti no profit, sia le istituzioni e i privati cittadini. CESVOT da sempre è attento alla comunicazione sociale, abbiamo un archivio di più di 3.000 documenti da 68 paesi del mondo, quindi è un archivio importante, e quindi siamo molto contenti di partecipare insieme a Corecom a questo concorso, che ormai è alla terza edizione. Le altre edizioni sono stati premiati delle cortometraggi molto belli, il primo mi ricordo dell'Unione Cechi di Prato, l'anno scorso dell'Avis. Quindi speriamo che il terzo settore anche quest'anno possa partecipare a questa campagna, perché penso davvero che ce ne sia bisogno, perché la comunicazione sociale non è un marketing commerciale, ma si rivolge proprio ai cittadini per invitarli a degli stili di vita diversi e quindi per cambiare in qualche modo la nostra società. Il premio giornalistico nazionale Città Foiano della Tiana Sbardellati Nottolini. Si tratta della seconda edizione del riconoscimento intitolato a Giancarlo Sbardellati e Enrico Nottolini. Ogni volta che si parla di informazione libera e ogni volta che un premio viene dedicato a chi ha messo a disposizione la propria vita per offrirci informazione libera, noi dobbiamo esserci. Investire in iniziative come queste vuol dire anche mandare un messaggio alle ragazze e ai ragazzi più giovani. Fare il giornalista, essere giornalista, vuol dire anche servire la propria comunità, come fate anche voi. E il lavoro di un giornalista libero permette a ciascuno di noi di essere un cittadino o cittadini più liberi. Sono occasioni per fare delle riflessioni sulla nostra professione, per
capire qual è la direzione da prendere, anche se le nostre regole deontologiche sono ben precise e danno la giusta rotta. Servono per confrontarsi, per capire qual è il nostro ruolo. Finché i social non saranno riconducibili a un'identità vera, ci sarà sempre il problema delle fake news, dell'odio seriale, ed è un problema che stiamo affrontando proprio in questi giorni. Noi come ordine stiamo facendo tanto sui temi che sono assolutamente di attualità, come ad esempio l'intelligenza artificiale, tant'è vero che abbiamo organizzato proprio come ordine e fondazione dei giornalisti un Erasmus accreditato presso la comunità europea che si svolgerà a Malaga a novembre proprio sull'intelligenza artificiale, per cui noi crediamo profondamente nella qualità dell'informazione e nella qualità di chi fa informazione.